davvero, no, 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 mi fa piacere perché davvero c'è bisogno di rispondere sempre e comunque alla stessa domanda, perché è legittima una forma di preoccupazione che si è diffusa nella nostra città, soprattutto quando noi, come dire, ci accingiamo, come abbiamo fatto nell'altra settimana, ad approvare più fumo, come succede quando cemento ci sarà di nuovo sulla città. Poi capita pure di leggere su Facebook che ogni tanto ci sto poco, anzi per lungo, non scrivono, però mi capita di leggere queste stesse preoccupazioni da parte di qualcuno. Non dico che sono, voglio dire, delle strumentalizzazioni, delle speculazioni, perché io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, dico che sono delle legittime preoccupazioni da parte dei cittadini o dei rappresentanti di forze politiche. Intanto un carico ulteriore di residenze può avvenire, innanzitutto se c'è una norma che lo consente, ma si può fare il caso che una norma lo consente e la politica lo impedisce. In ogni caso, io credo, e non lo dico assumendo un impegno, lo dico come amministrazione, che non ci sarà questa colata di cemento, perché naturalmente quando diciamo una cosa, poi quelle cose che diciamo sono anche assoggettate ad una verifica temporale. Noi diciamo che per fine anno contrattualizzeremo tutti le gare per il Piemonte, poi viene il 31 dicembre e noi dobbiamo essere in grado di dimostrare che tutte le gare che stanno in corso di espletamento presso la stazione di Luca Pampante non ci saranno contrattualità. Quindi quando noi diciamo una cosa, questa cosa poi la dobbiamo avere solo un po' di pazienza di attendere. Però noi su questo che cosa possiamo dire già completamente dei fatti? Perché poi le parole lasciano il tempo che trovano. E che già l'anno scorso, quando si è detto, quando c'è stata questa diffusa preoccupazione, e lì è sembrato un po', voglio dire, perché quando si adotta un po' che scattano le norme di salvaguardia, in genere, ed è proprio così perché i tecnici me lo possono insegnare, come dire, si apre da una forma di tutela del territorio. E sembrerebbe che così è stato da un anno a questa parte, durante questo periodo, come dire, di norme di salvaguardia, non c'è stata la possibilità di rilasciare nessun permesso costruite. Questo accadrà per un altro anno perché con la regione di norme di salvaguardia, ma se noi andiamo a leggere, come dire, quelle che sono le norme tecniche di attuazione all'interno di questo punto che noi abbiamo adottato, ci rendiamo conto che la possibilità di un carico residenziale sulla nostra città è possibile a due punti. Che ci sia così una forma di housing sociale, perché c'è una domanda alla quale noi in qualche modo dobbiamo rispondere e corrispondere per giovani coppie, per famiglie meno ambienti che non hanno la possibilità di far fronte, come dire, a un carne benzina che è esagerato, e c'è la possibilità di un carico residenziale. Ad esempio, il nostro centro storico è caricato di palazzi di 12 piani, 13 piani, 8 piani, 7 piani, molti dei quali, per non dire quasi tutti, sono, come dire, non adeguati rispetto alle norme antisismiche. Che cosa può succedere tra 10 anni, tra 12 anni, quando l'esigenza di adeguare diventa non più, come dire, rinviabile, improcrastinabile? Succede che per adeguare quei palazzi si spende molto di più se quel palazzo così a parte lo si costruisce. E se questo dovesse accadere, chi di noi non pensa di liberare il centro storico da quel carico che oggi è mostruoso con tutti gli errori che la politica del passato ha commesso, che sarebbe auspicabile che ciascuno di noi, io qualche volta l'ho fatto, lo faccio ancora stasera, si assuma le responsabilità, però alla fine vedete sempre che rimango solo quando si tratta di fare autocritica. Chi politico non prende in considerazione l'idea di dire a parità di volumi di italiano il centro storico, andiamo a collocare questa che è previsto nel quindi l'idea di cementificare la città da parte nostra, non solo da parte vostra, perché anche noi viviamo in questa città e nessuno si sognerebbe, come dire, di caricare ulteriormente in una situazione che già oggi appare difficilmente sostenibile. Per quanto riguarda, io rispondo alla seconda e la terza, faccio una conclusione sulle aree di noi
Noi intanto abbiamo individuato, anche perché comporta un PCP provinciale, che c'è un'area della nostra città che ha una vocazione produttiva e c'è tutta l'area di Adapri, per intenderci, e quindi quella è un'area che noi dobbiamo ulteriormente sostenere, senza dimenticare che noi dovremmo, giusto perché la capacità che la politica ha dimostrato in occasione, come dire, dell'utilizzo dei fondi comunitari, dei cicli di programmazione trascorsi, è stata una capacità, devo dire, abbastanza modesta. Anzi, talvolta si è verificato che a fronte di risorse che sono utilizzate, indirizzate dalla regione verso la nostra città, e mi piace ricordare i 12 miliardi delle vecchie lire, perché si doveva realizzare un piano di insediamento produttivo in un'area dispersa, ebbene io sono andato a verificare che tutti i 550 comuni della regione Campania hanno utilizzato queste risorse e hanno creato un piano di insediamento produttivo. L'unica città che non è stata in grado di farlo è stata la nostra città. Allora qui è la politica che deve, come dire, recuperare anche un grado di maturità. Thank you.